Bentornati sul mio canale, amici, o se siete nuovi, benvenuti. Sono Elisa True Crime, come ogni lunedì e venerdì, anche oggi sono qui con voi e vi racconto una storia di True Crime che mi ha particolarmente scioccata. Vi ricordo inoltre che il fine del mio canale e dei miei video è sempre quello di denunciare, diffondere consapevolezza, ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie. Dunque, prima di iniziare voglio fare una piccola parentesi, perché sto registrando questo video per la seconda volta. Ho avuto dei problemi con il mio microfono, tanto per cambiare. Pensavamo che questa fase fosse ormai terminata, Elisa e i suoi problemi col microfono, ma a quanto pare no, perché il mio microfono capta delle interferenze, quindi nel momento in cui io edito i video sento delle voci di una radio cinese di sottofondo, e penso che ve ne siate accorti nel video di Gabby Petito. Mi avete scritto che ad un certo punto la mia voce si sdoppia, ma in realtà non è la mia voce, quella di sottofondo è un'altra voce. Non chiedetemi come sia possibile che un microfono possa captare delle, non lo so, interferenze. Se ne sapete di più, guardate, scrivetemelo, perché io non ne capisco nulla, palesemente. Comunque, spero che questa volta sia tutto ok, spero di riuscire a pubblicare il video in tempo, perché l'altro era davvero... non avrei mai potuto pubblicare quel video. Eravamo praticamente io e una signora cinese insieme che vi raccontavamo la storia. Comunque, detto questo, iniziamo con la storia di oggi, che preparatevi perché sarà davvero davvero un viaggio, sarà davvero una storia impegnativa. E vorrei fare anche un piccolo disclaimer, perché in questo video parleremo di disturbi mentali, ma anche parecchio di disturbi alimentari. Quindi, se questo per voi è un trigger o qualcosa che non vi fa sentire a vostro agio, per favore, ve lo chiedo col cuore, uscite da questo video e tornate al prossimo. Prendetevi cura di voi sempre. Sapete che io non mi offendo, anzi, quindi per favore, se questo è il vostro caso, uscite dal video adesso e ci vediamo la prossima volta. Per tutti gli altri invece, continuiamo. Giuseppe Cinque, chiamato da tutti Gio, è un uomo di origini chiaramente italiane, nato l'11 giugno del 1971 dai suoi genitori Maria e Nino Cinque, che gli avevano dato il nome di Giuseppe proprio in onore di suo nonno. Ma appunto veniva chiamato da tutti Gio, ed è così che lo chiamerò anche io per tutta la durata del video. Maria e Nino si erano trasferiti dall'Italia in Australia molti anni prima ed erano felicissimi di aver finalmente dato alla luce il loro primo figlio, perché era sempre stato un po' il loro sogno quello di avere una famiglia. E la loro gioia non ha fatto che crescere quando 4 anni dopo nasce il loro secondo figlio, Anthony. Vivono in una villetta a Newcastle, appunto in Australia, e sono una famiglia molto affiatata. Amano passare il tempo insieme, sono coinvolti nella vita gli uni degli altri e si sostengono a vicenda per qualsiasi cosa. Gio va al liceo e sogna di intraprendere all'università il percorso di studi per diventare un architetto, ma quando finisce il liceo e prende il diploma cambia idea. Decide invece di voler fare ingegneria civile, in quanto non voleva finire a fare un lavoro che lo avrebbe costretto a passare tutto il suo tempo chiuso in un ufficio. All'età di 24 anni, nel 1994, Gio si laurea in ingegneria e per festeggiare questo grande traguardo che aveva raggiunto, si regala un viaggio di un paio di mesi in giro per l'Europa. Al suo ritorno a casa inizia a lavorare come project manager per la stessa compagnia ingegneristica in cui avevano lavorato sia suo padre sia suo nonno, e si fa presto un nome all'interno della compagnia. Gio è un grande lavoratore, è responsabile, è talentuoso e nel suo tempo libero è anche una persona molto attiva. Gli piace fare sport, si prende cura di sé andando regolarmente in palestra, mangiando bene, vive una vita equilibrata e sana. Le persone che lo conoscono lo descrivono appunto come una bella persona, con un grande senso dell'umorismo e molto socievole. La gente accanto a lui si sente a proprio agio e per questo infatti riesce a fare amicizia molto facilmente. Le persone sono attratte da lui e dalla sua personalità.
A gennaio del 1995, durante una serata con i suoi amici, Joe incontra una ragazza. Lei si chiama Anu Singh, ha 22 anni ed è una ragazza di origini indiane che si era trasferita in Australia con la sua famiglia quando aveva solo 2 anni. I suoi genitori erano entrambi medici e aveva un fratello più piccolo. Anu si era appena laureata alla facoltà di economia a Canberra ed era tornata a Newcastle per passare l'estate, l'estate australiana ovviamente perché era gennaio, con la sua famiglia. Anu è una ragazza estremamente intelligente e colta, eccelleva negli studi e la cosa era molto importante per lei. Era molto fiera della sua intelligenza. Le persone intorno a lei, infatti, sono d'accordo con questa cosa, la descrivono infatti proprio come una persona molto intelligente e colta, ma che a volte si comportava in modo un po' strano. La descrivono come una persona intensa e a volte un po' drammatica. Anu in quel periodo aveva un fidanzato di nome Simon Walsh, che era rimasto a Canberra ed era in quella relazione da molto tempo. Ma nonostante questo, non appena conosce il bell'ingegnere, Joe 5, inizia subito ad interessarsi a lui, diciamo a corteggiarlo, e anche Joe è subito attratto da lei. Infatti, i due iniziano subito una relazione. Ma quando Anu ritorna a Canberra, il suo fidanzato Simon scopre subito di essere stato tradito e di conseguenza interrompe subito la relazione. Simon lascia Anu un po' malamente. Diciamo, chiaramente molto arrabbiato per il tradimento subito, e le dice una cattiveria che però tocca a Anu nel personale, facendola soffrire molto per questo. Simon le dice che fosse stupida, che non fosse intelligente come pensava di essere. Comunque Anu inizia immediatamente ad uscire con Joe 5. Avevano già una storia prima, ma adesso che lei era single, i due potevano avere una vera e propria relazione. Ma per il primo periodo Anu rimarrà proprio scossa dalla rottura con il suo ex fidanzato, ma non tanto per la perdita di Simon in sé, quanto per quello che lui le aveva detto, cioè che fosse stupida. Anu ci mette un po' di tempo a lasciare andare questo affronto, perché lei stessa aveva la malsana abitudine di guardare dall'alto verso il basso le persone che lei considerava stupide. Quindi il fatto che una persona che la conoscesse così bene l'abbia definita tale, per lei era appunto un grande affronto. Nel 1996 Anu decide di ritornare a Canberra per iniziare a studiare legge. Lei e Joe quindi mantengono la loro relazione a distanza, ma tenendo la cosa segreta alla famiglia di lei, che pretendeva che la figlia rimanesse single durante tutto il periodo di studi, così da non avere distrazioni. Joe invece aveva parlato alla sua famiglia della nuova fidanzata, in quanto, come già detto, erano una famiglia molto unita. Joe chiede anche ai suoi di mentire per lui nel caso in cui la famiglia di lei avesse mai dovuto telefonare lì chiedendo informazioni su chi fosse Joe. Si erano messi d'accordo che, nel caso fosse successo, i genitori di Joe lo avrebbero coperto dicendo che Joe fosse un amico del fratello di Anu. Questo fa anche intendere che la famiglia di Anu doveva essere estremamente severa e controllante con lei. Ma la cosa non impedisce ai due giovani di continuare la loro relazione. Joe aveva perso completamente la testa per Anu e ne aveva fatto la sua priorità sopra qualsiasi altra cosa. Inoltre, Anu aveva iniziato a sviluppare alcuni problemi di salute, di cui parleremo in un attimo, e in quei casi Joe era disposto a mollare qualsiasi cosa stesse facendo per guidare le 5 ore che lo separavano da lei e per assisterla e starle vicino. I genitori di Joe, però, iniziano a notare presto un cambiamento in loro figlio. Si accorgono di quanto fosse stressato e stanco, di quanto questa relazione stesse avendo un impatto negativo su di lui e sul suo carattere. La madre di Joe, Maria, aveva l'impressione che Anu stesse controllando suo figlio e che quella non fosse una relazione sana. Decide quindi ad un certo punto di parlarne con Joe e decide di metterlo in guardia. Gli dice di non farsi controllare da Anu, di stare attento,
Ma lui le risponde pregandola di non chiedergli mai di dover scegliere tra lei e la sua fidanzata. E le dice che la ama, ama sua madre, ma doveva stare con Anu perché lei aveva troppo bisogno di lui. Ma purtroppo la salute di Anu non migliorava. Vedete, da quando il suo ex fidanzato le aveva detto quella frase, appunto che fosse stupida, lei aveva iniziato ad ossessionarsi con l'immagine che gli altri avevano di lei. Quella frase aveva avuto un risvolto davvero drammatico nel comportamento di Anu. Infatti, da quel momento in poi aveva iniziato ad ossessionarsi con il suo peso, con il suo corpo. Inizia infatti a fare uso di farmaci, sostanze che la portavano a dimagrire, inizia a passare giornate intere in palestra ad allenarsi. Il tutto peggiora quando Anu inizia ad indursi il vomito dopo ogni singolo pasto, sviluppando una grave forma di bulimia che sfocia presto in una brutta depressione, che la porta a trasferirsi di nuovo a casa dei suoi genitori, che la implorano di rivolgersi ad uno specialista, ad uno psicologo, ad uno psichiatra, ma lei si rifiuta, dicendo di non aver nessun problema mentale e anzi prega suo padre di darle i soldi necessari per farsi una liposuzione, come se quello avrebbe potuto risolvere tutti i suoi problemi, che chiaramente il padre non le dà. In tutto ciò, Joe, che era a conoscenza dei disturbi alimentari di Anu, decide sempre di più di volerle stare vicino, di volerla aiutare. Infatti, nel settembre del 1996, decide di trasferirsi a Canberra per stare più vicino a lei. Vanno quindi a vivere insieme in una casa vicino all'università di Anu, così che lei fosse più comoda negli spostamenti, e aprono anche un conto in banca insieme che sarebbe servito per il loro matrimonio. Avevano quindi in programma di sposarsi presto e di fare una famiglia. Ma nonostante la vicinanza del suo fidanzato, Anu non migliorava, anzi. Nel 1997 inizia a sviluppare nuovi sintomi che non riusciva a spiegarsi, come per esempio dolore lancinante alle gambe o vampate di calore, stanchezza cronica. Tutto questo malessere la portano lentamente a non uscire più di casa, non va più a lezione, non vede più i suoi amici, non voleva più fare nulla. E le rare volte che si presentava a scuola, i suoi compagni potevano leggerle in faccia quanto stesse male. Anu era sempre più magra e sempre più pallida. Ma nonostante tutto, lei continuava a sostenere che i suoi disturbi erano dovuti a qualcosa di fisico, qualche malattia che i dottori non riuscivano a diagnosticarle e si rifiutava di ammettere che fosse qualcosa di psicologico. Ma un giorno sua madre la trova in uno stato di panico totale che correva avanti e indietro per la sua stanza dicendo di sentire delle cose che le camminavano sotto la pelle e dicendo che sentiva come se la sua testa fosse attaccata sul corpo di qualcun altro. Dopo quell'episodio, per fortuna, la madre la convince a rivolgersi ad uno specialista e a chiedere aiuto. La portano da uno psichiatra che però la indirizza verso un nuovo dottore, ma Anu non prenderà mai un appuntamento con questo nuovo dottore, quindi interrompe il suo percorso, anzi non lo inizia neanche. E qua le cose iniziano a prendere una piega davvero drammatica e infelice, perché le paranoie di Anu crescono e anche i sintomi che diceva di provare. Inizia a convincersi ad un certo punto di aver contratto l'AIDS, è proprio convinta di questo. E parlando con una sua amica, le dice che non pensava fosse giusto che lei fosse malata, mentre invece Joe no, non trovava giusto il fatto che Joe non fosse intaccato in nessun modo dalla sua malattia. E aveva quindi deciso che avrebbe messo un po' del suo sangue infetto sullo spazzolino di lui. E voi direte a questo punto, ma questa amica avrà fatto qualcosa? Avrà detto qualcosa a qualcuno?
Certo che no. Comunque, fortunatamente, Anu fa le analisi e dai risultati viene fuori che non avesse nulla. Non era malata come pensava di essere. Ma neanche questa notizia riesce a darle pace. Si convince quindi di avere qualche altra malattia, come per esempio la sclerosi multipla, e inizia anche a sviluppare manie ossessive e compulsive che la costringevano a ripetere delle azioni numerosissime volte durante il giorno, come per esempio farsi la doccia. Si faceva la doccia 15 volte di seguito e diceva continuamente a suo padre che a breve sarebbe morta. I suoi genitori quindi sono disperati e decidono di chiamare un istituto psichiatrico nella speranza di farla ricoverare lì. Il problema era che Anu non voleva e non avrebbe mai dato il consenso. E non essendo comunque un pericolo per se stessa o per la società, l'istituto non poteva ricoverarla contro il suo volere. Non potevano farle quello che in Italia si chiama TSO in sostanza. Quindi la famiglia di lei è impotente in tutto questo. Le cose peggiorano ulteriormente quando Anu inizia a fare uso di Ipecac, che è un farmaco usato per indurre il vomito. Viene usato in genere solo in casi di estrema emergenza, come ingerimento involontario di veleno, per esempio, o sovradosaggio di farmaci, ma in realtà è un farmaco molto pericoloso perché altamente tossico e molto dannoso, soprattutto se usato regolarmente come faceva lei. Infatti può causare danni gravissimi al cuore e ai muscoli scheletrici e può persino causare un infarto e la morte. Anu però inizia a farne uso perché tempo addietro, in una conversazione così molto casual con Joe, lui aveva menzionato questo farmaco dicendo che lo usavano le modelle per dimagrire. Ora, probabilmente Joe non era ancora a conoscenza dei gravi disturbi alimentari di Anu, perché penso che non ne avrebbe mai parlato altrimenti. Infatti, da quando aveva menzionato questo farmaco, aveva notato che Anu si fosse fissata con questa cosa e aveva iniziato a fargli domande continuamente, e lui, capendo un po' la situazione, aveva rifiutato di continuare a parlarne, di rispondere alle sue domande, probabilmente pentendosi di averne parlato la prima volta. Fatto sta che a causa di Joe, Anu aveva scoperto questo farmaco e aveva iniziato a farne uso. I danni che le aveva provocato, infatti, erano gravissimi e lei ne era consapevole. Sapeva che derivassero dall'uso di quel medicinale e per questo inizia ad odiare Joe. Odiava Joe per averglielo fatto scoprire, seppure inconsapevolmente. Inizia ad odiarlo tantissimo per questo. Lei pensa proprio che sia colpa sua, colpa di Joe, se lei aveva iniziato a farne uso. E di nuovo Anu parla ad un'amica, probabilmente la stessa amica che abbiamo menzionato prima, dicendole di odiare Joe e che aveva questo desiderio di ucciderlo. Voleva uccidere sia lui che il suo ex fidanzato Simon, quello che le aveva dato della stupida, e insieme anche a tutti i dottori che non riuscivano a trovare questa misteriosa malattia che la faceva stare così male. Anu pensava che fossero tutti degli incompetenti perché continuavano a dirle che il suo problema fosse psicologico. Non capivano niente e quindi lei voleva ucciderli. Qualche tempo dopo, Anu telefona ad un suo amico. Anche qua non si conosce l'identità di questo amico, non è stata rilasciata al pubblico, ma comunque gli chiede se per favore l'avrebbe aiutata a trovare una pistola, perché aveva intenzione di togliersi la vita. E pochi giorni dopo questo stesso amico l'aveva incontrata per strada, per caso, e lei gli aveva proprio detto: "Sono qui perché sto tentando di comprare una pistola". E lui, pensando che scherzasse, le risponde: "Ah ah ah, stai attenta perché costano tantissimo, ti spennano", cioè le aveva fatto questa battuta pensando che scherzasse. Questa persona deve avere uno strano senso dell'umorismo. In quel periodo comunque Anu parla con svariate persone, parla con diversi compagni di classe e di università, dicendo a tutti la stessa cosa. Stava troppo male fisicamente e non voleva continuare a vivere. Non ne faceva proprio un segreto
Infatti, parlando con un altro studente, Anu condivide questa sua decisione dicendogli che, dopo aver fatto delle ricerche, aveva capito che il modo più efficace e più veloce sarebbe stato un colpo d'arma da fuoco. Ma il suo compagno di classe, anche lui, pensando che stesse scherzando, le risponde: "Ma no, il metodo giusto è un'iniezione di eroina." Siccome Anu invece non scherzava affatto, anzi era serissima, prende al volo il consiglio dell'amico e si rivolge ad un altro studente che era noto nel campus per essere un po' il fattone di turno e gli chiede informazioni su quella sostanza di cui abbiamo parlato prima. Gli chiede proprio informazioni su come funzionasse, come si assumesse e come se andasse in overdose, dicendogli apertamente che stava pensando di acquistarla per poi togliersi la vita in quel modo. E lui di nuovo, senza fare domande, le dà tutte le informazioni che lei chiedeva. Le dice che se ne avesse comprata per 150 dollari, secondo lui, quella sarebbe stata una quantità sufficiente per andare in overdose. Ora, Anu aveva un'amica di nome Madhavi Rao, che probabilmente è la stessa amica a cui aveva già confidato tutte le atrocità di cui abbiamo parlato prima, ma non possiamo dirlo con certezza in quanto nelle fonti da cui ho preso le informazioni non è ben specificato. Madhavi era anche lei di origini indiane e anche lei eccelleva negli studi. Studiava giurisprudenza insieme ad Anu. Anche lei aveva dei genitori molto esigenti, ma aveva un carattere completamente opposto all'amica. Era molto più mite, era molto più silenziosa, tranquilla ed era senz'altro la parte più passiva di quell'amicizia. Anu prende questa amica, Madhavi, e insieme vanno da questo loro compagno di scuola, quello a cui Anu aveva chiesto tutte quelle informazioni sulla sostanza, e ne compra per 250 dollari. Lui le chiede anche come mai gliene servisse così tanta e lei risponde che non si sarebbe tolta la vita solo lei, ma anche qualcun altro. Però non gli rivela chi, lui non chiede, tutto normale. Successivamente, insieme all'amica Madhavi, anche lei al corrente del piano di Anu, si fanno di nuovo spiegare e si fanno mostrare come somministrarla. Nello stesso periodo, Anu decide anche di vendere e di regalare tutti i suoi vestiti, tutti i suoi CD, insomma tutto quello che possedeva, dicendo ai suoi genitori che tanto presto non le sarebbe servito più nulla. I suoi allora, ancora più disperati, ricontattano quella struttura psichiatrica perché era chiaro a questo punto che la figlia stesse pensando di togliersi la vita, quindi forse a questo punto sarebbero riusciti a farla ricoverare senza il suo volere. Ma purtroppo le pratiche dovevano essere approvate da un magistrato e il procedimento richiedeva diverso tempo, quindi la famiglia di nuovo è costretta ad aspettare, impotente. Il 19 ottobre, Joe 5 visita i suoi genitori a Newcastle e gli racconta che la sera dopo lui e Anu avrebbero invitato un po' di persone a casa loro per fare una cena e chiede a sua madre anche se per caso avesse del cibo pronto che le avanzava. Lei, da brava mamma italiana, risponde di no, ma si offre subito di cucinargli qualcosa per l'occasione. Ma lui rifiuta dicendo che avrebbe comprato del pollo fritto senza problemi. La sera dopo, quindi, arrivano a questa cena, a casa di Joe e Anu anche Madhavi, l'amica di Anu, insieme ad un'altra ragazza di nome Olivia, a cui Madhavi aveva già raccontato tutto il piano di Anu. Le aveva detto qualcosa tipo: "Vieni con me a cena dalla mia amica, lo sai, lei sta pianificando di togliersi la vita tramite questa sostanza qua." Ma le racconta anche qualcos'altro. Sì, perché a quanto pare il piano di Anu non era così semplice. Non pianificava di andarsene solo lei. Voleva portarsi via anche Joe con sé e l'avrebbe fatto proprio a quella cena. Quindi, ricapitolando, Madhavi e questa sua amica Olivia stanno andando a cena a casa di Anu e Joe, sapendo che Anu avesse intenzione di togliersi la vita e di toglierla anche al fidanzato inconsapevole di tutto. Arrivano lì e si accorgono però di avere molto più cibo del necessario. D'altronde erano solo quattro persone. Anu quindi dice a Madhavi e a Olivia di farsi un giro nel vicinato, che era abitato da molti altri studenti di legge della loro stessa università,
per chiedere se qualcun altro volesse unirsi e mangiare tutti insieme. Ma Davy e Olivia eseguono gli ordini, vanno in giro bussando porta a porta e nel farlo diffondono anche la voce di quello che sarebbe successo a quella cena. La notizia del macabro piano di Anu si diffonde velocemente e porta numerosissimi a presentarsi a casa di Anu e Joe solo per curiosità, per vedere se davvero durante quella cena due persone si sarebbero tolti la vita. Io, come al solito, vi giuro che questa è una storia vera e non me la sto inventando. Ma la cena si conclude e gli ospiti rimangono estremamente delusi nel vedere che non era successo nulla. Quindi ognuno se ne torna tristemente a casa propria. Che peccato. Anche oggi non è morto nessuno. Ma in realtà Anu aveva sciolto del sonnifero nel drink di Joe, facendolo addormentare. E non appena tutti gli ospiti avevano lasciato la casa, aveva anche provato ad iniettare la sostanza nelle vene di Joe, ma senza successo. E questo perché non era proprio riuscita a fare l'iniezione, non era riuscita a trovare la vena. Il mattino dopo Joe si sveglia un po' stordito, un po' assonnato, ma non si accorge ovviamente di nulla e all'oscuro di tutto va a lavoro. Invece Anu telefona alla sua amica Madavi e le racconta tutto quello che aveva fatto, o meglio che aveva tentato di fare, ma non era finita lì perché le dice di avere l'intenzione di riprovarci al più presto possibile. Telefona quindi al tizio, allo spacciatore, e gli chiede se per caso avesse del Rohypnol, che si tratta di un sonnifero estremamente potente. E il tizio, di nuovo senza fare domande, gliene procura 15 pastiglie. Anu decide di organizzare un'altra cena, una seconda cena solo 4 giorni dopo, quindi il 24 ottobre, senza neanche avvisare Joe prima, ma dicendo a tutti gli ospiti che aveva invitato delle sue intenzioni, ovvero che di nuovo a quella cena aveva intenzione di togliersi la vita lei e di toglierla a Joe. Quando quella sera Joe torna a casa da lavoro, è stupito nel trovare casa sua piena di gente, ma essendo la persona socievole che era, la cosa non lo infastidisce, anzi, gli fa piacere vedere che la sua fidanzata fosse così di buon umore, così tanto da organizzare addirittura due cene nel giro di così pochi giorni. Chiaramente era ignaro delle sue reali intenzioni. Inizia anche a chiacchierare con tutti i presenti, parlando dei suoi piani futuri, dei suoi piani per le vacanze, e nessuno dei presenti ha pensato di dirgli niente, o meglio di chiamare le autorità, insomma di fare qualcosa, di dirgli: amico, non credo che tu andrai in vacanza da nessuna parte perché la tua fidanzata sta tentando di toglierti la vita. Nessuno, non una persona, ha fatto qualcosa. Le persone presenti, come giustificazione, dicevano di non sapere bene, non capire bene se si trattasse di uno scherzo, se anche questa volta non sarebbe successo niente come la volta precedente, ma nel dubbio loro erano lì. E amici, badate bene, stiamo parlando di gente con un cervello, in teoria, cioè stiamo parlando di studenti di giurisprudenza, futuri avvocati, e questa è davvero la dimostrazione che, come dico sempre, un titolo di studio non è necessariamente sinonimo di intelligenza. Ma di nuovo, anche questa volta si fa sempre più tardi, le 2, le 3, le 4 del mattino, e nulla succede. Quindi la gente, di nuovo delusa, inizia a tornarsene a casa. Ma Davy anche se ne torna a casa insieme ad un'amica che era anche lei a questa cena, e chiacchierando di quello che avrebbe dovuto succedere alla cena, questa amica chiede a Madavi il motivo. Le chiede perché Anu volesse uccidere Joe così tanto, e lei risponde che Anu dava la colpa a lui di tutti i suoi problemi di salute, e di conseguenza nella sua testa Joe meritava di morire. Ma a quel punto Madavi finalmente si rende conto di quanto fosse tutta una follia e di quanto la sua amica fosse crudele.
e quindi decide di non darle più corda, decide di tirarsi fuori da tutta quella storia e di non aiutarla più. Ma la gente nell'università non parla d'altro. La storia di Anu e quello che aveva intenzione di fare si diffonde. Tutti sanno, ma nessuno muove un dito. Ad un certo punto una ragazza minaccia Anu di voler chiamare le autorità, ma Anu riesce a farle cambiare idea dicendole che non aveva davvero intenzione di fare quelle cose. La sera dopo Anu, preoccupata, telefona ad un suo amico di nome Len Mancini, che era anche lui tra gli ospiti della seconda cena a casa loro, e gli dice che la sera prima, appunto durante la cena, aveva somministrato a Joe diverse pastiglie di Rohypnol che lo avevano fatto dormire per 15 ore filate e che anche in quel momento non riusciva ancora a tenere gli occhi aperti, quindi era andata un po' nel panico pensando di avergli causato dei danni. Ma l'amico le dice di no, di non preoccuparsi, era sicuro che non gli avesse causato danni permanenti, sarebbe stato meglio presto. La mattina seguente, il 26 ottobre, Anu va a casa della sua amica Madavi e le dice una cosa sconcertante. Le dice che Joe non respirava più e ora quindi era arrivato il momento di togliersi la vita anche lei. Ma il problema era che le serviva altra sostanza e anche i soldi per comprarla. Al che la sua amica cosa fa? La accompagna allo sportello del bancomat e le dà $250. Anu prende i soldi e si dirige dallo spacciatore per comprare altra sostanza. Questo verso le 9 del mattino. E dalle 9:40 in poi Anu telefona ripetutamente all'amica Madavi, che però le risponde di lasciarla in pace, che non voleva più avere niente a che fare con quella storia. Più tardi Madavi si dirige dal loro amico Len Mancini, quello che Anu aveva chiamato la sera prima, e gli confida che quella mattina, dopo che Anu l'aveva chiamata ripetutamente, lei alla fine si era fatta convincere e si era fatta coinvolgere nuovamente ed era andata a casa sua. E lì aveva visto con i suoi occhi Joe 5 steso sul divano che respirava a malapena. Era pallidissimo e le sue labbra erano diventate tutte blu. Anu a quel punto le aveva confidato di avergli infatti somministrato la sostanza. Ma Madavi a quel punto aveva chiamato le autorità per caso? No! Il suo amico Len Mancini chiama le autorità dopo che Madavi gli racconta questa cosa? No, neanche lui. Verso mezzogiorno Anu telefona allo spacciatore urlando a squarciagola, chiedendogli che cosa fare nel caso in cui qualcuno avesse preso troppa di quella sostanza, al che il ragazzo risponde: beh, dovresti chiamare immediatamente un'ambulanza. Ma Anu risponde di no, non posso, se lo facessi Joe andrebbe su tutte le furie perché scoprirebbe che cosa ho fatto. Immagino che il suo ragionamento sia stato meglio morto che arrabbiato. Gli dice che Joe respirava molto lentamente, faceva un respiro ogni 10 secondi e gli usciva un liquido nero dalla bocca. Il ragazzo le dice che doveva fargli la respirazione bocca a bocca per aiutarlo a respirare, ma lei risponde che non riusciva in quanto Joe aveva i denti serrati e non riusciva ad aprirgli la bocca. L'amico le ripete di chiamare un'ambulanza, ma lei risponde che ormai tanto era troppo tardi. L'amico a quel punto la informa che se non avesse chiamato aiuto l'avrebbero accusata di omicidio. Ma a quel punto Anu riaggancia il telefono. E secondo voi, questo ragazzo che era a conoscenza di tutto quello che stava succedendo, ha chiamato lui i soccorsi? No, neanche lui ha chiamato aiuto. Ma finalmente intorno a mezzogiorno e 10 Anu si decide a chiamare i soccorsi. Al telefono era agitata, urlava, ma si rifiutava di rispondere alle domande dell'operatore telefonico. Nello specifico si rifiutava di dargli l'indirizzo della casa, e finché non dai l'indirizzo ovviamente l'ambulanza non può certo arrivare. Era come se stesse prendendo tempo. Infatti ad un certo punto gliel'aveva dato, ma sbagliato. E si corregge dopo un po' dandogli finalmente l'indirizzo corretto, ma anche il suo nome glielo dà sbagliato, gli dice di chiamarsi Olivia. Poco dopo Anu confessa ai medici quello che aveva fatto, gli confessa di aver iniettato la sostanza a Joe ben 36 ore prima, quindi aveva aspettato 36 ore per chiamare i soccorsi. A quel punto viene chiamata la polizia e Anu
viene arrestata. Quando le autorità telefonano a casa della famiglia di Joe per comunicargli che il loro figlio non fosse più in vita, la madre racconta che aveva subito pensato ad Anu. Era convinta che qualsiasi cosa fosse successa, la colpa doveva essere la sua. E infatti era così. L'autopsia conferma che Joe fosse morto per soffocamento causato dalla combinazione di Rohypnol e Dedina, che causano entrambi depressione respiratoria, e tutte e due le sostanze erano infatti presenti in grandi quantità nel suo sangue. Dalle indagini le autorità scoprono che Joe stava provando a lasciare Anu già da tempo e secondo la sua agenda aveva già pianificato il suo trasloco, quindi probabilmente questo dettaglio aveva portato Anu ad agire finalmente, a mettere davvero in atto il suo piano di cui parlava già da tempo, ma alla fine non aveva mai fatto niente, invece quello è stato, secondo gli investigatori, un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Scoprono anche del coinvolgimento di Madhavi, che infatti viene anche lei incriminata per la morte di Joe. Ma a queste accuse lei risponde che aveva fatto tutto quello che era in suo potere per fermare Anu. Davvero, Madhavi? Tutto quello che era in tuo potere? Viene anche lei arrestata ma rilasciata su cauzione 3 giorni dopo. Anu invece viene arrestata ma le viene negata la libertà su cauzione e decidono anche che avrebbe affrontato il processo insieme all'amica Madhavi, quindi avrebbero fatto un unico processo per tutte e due un anno dopo. Il processo inizia il 6 ottobre del 1998. Al processo Anu si dichiara non colpevole perché incapace di intendere di volere a causa del suo precario stato di salute mentale al momento dell'accaduto, dicendo di soffrire del disturbo borderline della personalità e di depressione, tutte cose che però non le erano state mai diagnosticate, ma che la portavano ad essere distruttiva, iraconda, le causavano una visione distorta della realtà e di se stessa e una costante paura dell'abbandono. Chiamano a testimoniare anche parecchi studenti dell'università, tutte le persone che erano al corrente del piano di Anu, e uno dopo l'altro raccontavano di come le azioni dell'imputata fossero largamente premeditate. Ma giustamente la difesa gli ritorce contro queste testimonianze dicendogli: scusate, ma voi quindi sapevate tutto questo con largo anticipo, come state ammettendo anche voi stessi, e non avete fatto niente? E tutti non sapevano che cosa rispondere, dicevano: non sapevamo che fosse seria, pensavamo scherzasse, non pensavamo che l'avrebbe poi fatto sul serio, pensavamo stesse solo cercando di attirare l'attenzione. Durante il processo emerge anche un'altra cosa. Emerge che all'inizio le intenzioni di Anu erano semplicemente quelle di togliersi la vita lei e solo lei, ma poi aveva letto da qualche parte un articolo che parlava del fatto che le persone a cui muore il partner, la moglie, il marito, il fidanzato, insomma, tendono a risposarsi molto in fretta dopo. Solitamente ritrovano l'amore entro 1 o 2 anni al massimo. E a quel punto Anu aveva deciso che: oh no 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 no, non penso proprio, Joe felice senza di me non esiste. Ed era stato a quel punto che aveva deciso che Joe sarebbe morto insieme a lei. Ad un certo punto però decidono di separare i processi. Fino a quel momento appunto stavano facendo un unico processo per Anu e Madhavi insieme, ma stavano avendo difficoltà a separare le accuse. Per alcune cose non riuscivano bene a definire dove finisse la colpa di Anu e dove iniziasse quella di Madhavi, insomma era tutto un po' confuso. Quindi nel 1999 Anu affronta un nuovo processo, questa volta da sola, ed era un processo senza giuria, quindi la sentenza sarebbe stata decisa da un giudice. E il 23 aprile il giudice condanna Anu a 10 anni di prigione per omicidio involontario. Nel momento in cui il giudice aveva emanato la sua sentenza, la madre di Joe, che era seduta in aula, si era alzata e aveva iniziato ad urlare a squarciagola, dicendo che la pena non era sufficiente e che Anu meritava di marcire in galera in quanto era il diavolo che aveva portato via a lei la cosa a cui
teneva di più nella sua vita. Joe era una persona meravigliosa e ora non c'era più ed era tutta colpa sua. La famiglia di Joe è convinta che la pena non fosse abbastanza severa e il motivo era che appunto non ci fosse una giuria, che avessero appunto fatto questo processo senza giuria. Se fosse stata una giuria a emanare il verdetto, l'avrebbe fatto in modo più emotivo. Ovviamente la giuria è formata di persone comuni e quindi tendono a essere più emotive le decisioni prese da una giuria, mentre invece un giudice è molto più obiettivo e molto più distaccato. Anu addirittura di quei 10 anni ne sconterà solo 4 e verrà quindi infatti rilasciata dopo 4 anni e messa in libertà vigilata. Ritornerà in prigione poi nell'aprile del 2004 per aver violato la libertà vigilata facendo uso di sostanze leggere, ma verrà di nuovo rilasciata il 5 agosto sempre del 2004. Mentre invece Madhavi, che era stata accusata anche lei di omicidio e altri capi d'accusa, viene infine assolta completamente, in quanto viene deciso che non avesse colpa di niente. La sua unica colpa era stata quella di essere troppo timida e di non aver avuto il coraggio di non farsi mettere i piedi in testa dall'amica che l'aveva insomma manipolata, e lei però, a causa del suo carattere troppo mite, non aveva avuto il coraggio di non farsi coinvolgere, ma di base hanno deciso che non avesse realmente la colpa di niente. Che fatemi sapere che cosa pensate di questa sentenza. Mentre invece all'amico che le aveva fornito tutte quelle dosi, a lui viene garantita l'immunità in cambio di diverse prove e informazioni che aveva fornito sulle due imputate, Anu e Madhavi. Quindi a lui non succede nulla, niente. Durante il processo viene fatta ovviamente una perizia psichiatrica su Anu e viene fuori che soffrisse infatti di disturbi comportamentali e che avesse anche dei fortissimi tratti narcisistici. E volete sapere la parte ironica di tutto ciò, se così si può definire? Ad oggi Anu, oltre che essere libera, è diventata una criminologa. Giuro, è una criminologa oggi. Anu ha anche rilasciato un'intervista dicendo che ad oggi è una donna nuova, che si prende la responsabilità al 100% di quello che ha fatto a Joe e chiede scusa alla sua famiglia, la famiglia di Joe, e vorrebbe che la perdonassero e vuole che sappiano che se ci fosse un modo per tornare indietro nel tempo lo farebbe, ma ovviamente non può. E quando le chiedono il perché ha ucciso Joe, lei risponde che la risposta non ha nessun senso razionale e non può essere compresa, cioè nel senso non c'è un motivo e dà la colpa di tutto al suo disturbo mentale, insomma. La madre risponde a questa intervista dicendo che assolutamente non accetta le sue scuse, non le accetterà mai e ribadisce che Anu è il diavolo in persona. E basta. Si è parlato anche moltissimo in relazione a questo caso dell'effetto spettatore, un fenomeno di cui ho parlato in modo molto più approfondito in un altro video che vi linko qua sopra se volete vederlo. E l'effetto spettatore è quel fenomeno per cui se un gruppo di persone assiste a un'emergenza, assiste a una persona che viene aggredita, che è in pericolo, non fa nulla, cioè che più sono le persone che assistono alla scena, meno è probabile che qualcuno cerchi aiuto. E appunto palesemente è quello che è successo in questo caso, perché è davvero assurdo e vergognoso che così tante persone sapessero che Joe fosse in pericolo e nessuno abbia fatto niente. Addirittura si sono scomodati e sono andati fisicamente alle due cene perché erano curiosi di vedere se davvero questa tizia pazza avrebbe ucciso il fidanzato, che curiosità, ma nessuno ha pensato di... Boh, nel dubbio io alzo un dito e faccio una chiamatina alle autorità, anche in modo anonimo, però la faccio, no? Nessuno, dai, è assurdo, amici, siamo meglio di così, ok? Per favore, siate meglio di così. Amici, queste sono tutte le informazioni che avevo su questo caso. Io vi ringrazio come al solito di aver passato il vostro tempo con me anche oggi e come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!